Ciao a tutti ragazzi, Giuseppe per il Bar del Calcio. Partiamo con la nostra intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale, in uno di essi, trovate tutte le informazioni riguardanti il Bar del Calcio, tutte, e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Siamo a Times Square perché il mercato va spiegato in una piazza molto bella, insomma, ecco. E per l'ennesima volta è andata in scena un dramma comico. Questa società ci presenta ogni volta che si tratta di calcio mercato. Avevano iniziato bene mandando via tutti questi esseri che facevano da vipere dentro lo spogliatoio. Aveva continuato abbastanza bene con questi piccoli bambini che dovranno crescere, ma poi è mancata praticamente il succo. Cioè, non sono stati presi giocatori, almeno due o tre, che avrebbero comunque dovuto garantire una certa stabilità di squadra. Ecco, questo sta a giustificare come ancora il padronismo di questo essere la fa da padrone, appunto. Questo sta a giustificare come il personalismo di questo signore la fa da padrone, ma soprattutto questo sta a giustificare l'arroganza di questo signore che si è impossessato della società sportiva Lazio e si fa come dice lui, punto e basta. Non ci sono alternative, non ci sono vie d'uscita, cioè si fa questo e basta. Lui, io qualche giorno fa ho già detto che la Lazio non avrebbe preso nessuno alla fine del mercato, e così è stato. A quale fluorurucio fluorescente, ma quale quello addirittura fa girare dei nomi. Cioè, io neanche credo che il Girona abbia fatto un'offerta per Castigliano, perché lui cosa fa? Quando il giocatore non vale o non è ottimo a quello che lui si pensava, e vede che dietro c'è un fallimento, pur di non accettare il fallimento, fa vedere che il giocatore è richiesto e lui lo tiene perché deve far vedere che appunto è forte, puntiamoci, aspettiamolo. Ecco, e questo è successo sia per Castigliano che per Isaksen, perché per quanto sono bene entrambi non sono, almeno nelle caratteristiche tecniche, poi Isaac, se mettici pure che come guardi casca per terra, ecco, hai fatto il giocatore. Eccolo a lui, pur di far vedere che non ha fallito nella scelta di questi due calciatori, perché dalle aspettative ai risultati è un fallimento. Un centravanti fa 4 gol, un esterno ne fa 2, sta sempre per terra, insomma è un fallimento. E questi non erano titolari, adesso promossi a titolari, lui ha paura che questo fallimento perpetui e di conseguenza a gente gli andava a dire che ma guarda chi ha comprato. Ecco, allora lui, pur di non far vedere questo fallimento, ha deciso che il titolare è Castigliano e che Isaac è intoccabile, con la scusa anche
del famoso decreto crescita, le tasse e così via. Ma le vergogne devono ancora iniziare, non sono finite lì, perché le vergogne vere è quando lui, questa è una delle poche volte che mi metto a stare a Times Square, è quando lui va a trattare con le altre società. Lui si pensa che ha il dono del, che tutti devono stare a sentire, lui si pensa che ha il dono del, quando vado io tutti sono attenti, forse sono i dipendenti suoi. Io vorrei parlare tanto con dei dipendenti, non della Lazio, delle altre sue aziende, come vengono trattati. Probabilmente neanche ci parla perché è talmente grande lui rispetto a loro, economicamente parlo e come gestore. E però ecco, vorrei tanto parlare con i dirigenti delle altre aziende che lui ha proprietà, appunto, e vorrei capire come gli parla, come li tratta, come li gestisce, perché vedere come lui si approccia a De Laurentiis, sì, e poi avranno pure un bel rapporto, ma De Laurentiis è un altro come lui, un altro dispettoso come lui. Ecco, non ha mandato Osimhen 80 milioni perché non ne volevano dare 5 sopra, e quello ti pensi che sta a perdere tempo con te, con Floro Ruscio, e per 12 milioni. Sicuramente Osimhen, adesso ci sono ancora una decina di giorni di mercato arabo, sicuramente troveranno un accordo, perché anche lì De Laurentiis, insomma, non mi è sembrato molto affarista. Comunque non so, affari nostri. Però ragazzi, tu non puoi andare a parlare con De Laurentiis, una multinazionale del cinema, uno che sta dentro all'Italia con i milioni di miliardi di euro, che vai lì, ci parli, dici guarda, mi interessa sto giocatore, come si può fare? Non è che tu vai lì all'ultimo, oltretutto da come è uscito fuori poi dall'ultimo giorno, perché tu c'hai accordo col giocatore, ma accordo col giocatore tu te in faccia se poi non ti accordi con la società. E il contrario, accordo dalla società, tu te in faccia se non ti accordi col giocatore. Funziona così, presidente, non è che perché tu sei entrato nel mondo del calcio è diverso. Tu hai provato a cambiare le regole geologiche che stavano dentro al calcio, e quello ti si dà atto, perché comunque alcune regole le hai cambiate a favore delle società, a favore del calcio, e quello ti si dà atto. Ma la compravendita dei calciatori è sempre la stessa: prima si chiede la disponibilità al calciatore e poi si va a trattare con la società. Trattato con la società si tratta col calciatore. Funziona così, non è che perché arrivi tu si mettono tutti sugli attenti. Hai visto Arthur, che insomma è l'ultimo di centrocampisti, avessi preso Arthur per disperazione mi sarei messa a ridere io, insomma. Ecco, ti ha detto a me mi danno questi, mi dai, no, ciao, basta. Ma funziona così. Ma la vuoi capire sta cosa? La vuoi capire che non è quando vai a comprare detersivo per quelli che puliscono uffici pubblici, tratti sul detersivo perché fanno la fornitura annuale? Non è così, cioè quelli sono giocatori, sono persone che hanno 10-12 anni di carriera. In questi 10-12 anni di carriera cercano di fare il massimo economico. L'Indos ha scritto 20-24 dove scoppia la bolla, quella di Capodanno. Non è che tu vai lì, quello via 5 milioni gliene da 3, ma io ne voglio 5, anzi se ci riesci dammene pure 6, perché me ne devi da 3? Questo che tu ogni volta che fai una trattativa, quelli partono da 15 milioni, tu offri 7. Sì, io capisco che tu fai una cosa per arrivare a metà, ma arriva subito, dici guarda, io più di 10 non posso, più di 9 non posso, se può chiudere una trattativa così e basta. Io ho capito che tu non avresti preso nessuno da quando è finito, tutti i giorni sono arrivati in ritiro. Perché ha fatti arrivare tutti in ritiro? Ah, perché tra prestiti, contropressiti e prestitini non ti sono costati quasi niente, almeno adesso. Poi promesse di pagamento, quelle sono un'altra cosa, e già abbiamo detto. Ma soprattutto perché ha fatto vedere che ti stai a muovere col mercato, perché avevi preso un allenatore che insomma si prende per non andare in Serie B, con tutto il rispetto umano, perché quello è allenatore che ci abbiamo noi. Allora, per mascherare tutta la fuoriuscita dei giocatori che hai fatto, per mascherare i due esoneri di allenatore che hai fatto, per mascherare l'allenatore da salvezza che hai preso, hai fatto sto mercato rapido con i 4-5 giocatori, tra i quali ricordo c'è Castro Illy, che prima di novembre secondo me non giocherà mai. E poi lì ti sei fermato, appena hai comprato questi 5
L'Inter si è fermato, ha preso delle Basciru, ha preso Castrovilli, ha preso Dian, che manco stavi a prendere perché non so che te diceva la testa, Dian ha preso all'ultimo, nonostante sono 3 mesi che ce l'avevi in mano, ha preso, chi altro ha preso? Ha preso Noslin, che ormai la gente stanno e lui è il colpevole di tutti, ma quello è un altro discorso. Però noi non possiamo più, non ce la facciamo più, non te tolleriamo più, non te sopportiamo proprio più, non te vogliamo più, e poi ogni volta che stai in difficoltà parli da Academy, parli di sto stadio. So 2 anni sta a parlare del Flaminio. Si è fatta vecchia pure la chiacchierata che fai oltre allo stadio. Lo stadio è già decrepito, ma tu si è fatta vecchia pure la trattativa. Cioè, ma te ne rendi conto, noi non siamo stupidi, non siamo tifosi, ma nella nostra vita poi facciamo altre cose. Magari c'è gente che fa imprenditore come te nella vita, magari c'è gente che fa avvocati, cioè quelli dove tu chiudi i contratti, magari c'è gente che fa altre cose, magari c'è gente che vive all'estero e vede veramente come si fa il business e come si fanno le cose. Cioè, tu la devi smettere, non puoi più pensare che il Borgo Rosso di Alberto Sordi è finito, non... smettila, basta. Io ti sto parlando educatamente, ma veramente non c'è più ragione che tu sia alla guida della squadra, della società. Non c'è più motivo, perché non fai quello che devi fare, non rispetti, ecco, ogni 30 di giugno, perché Setti è un amico tuo, gli compri un giocatore per bilancio e poi sa affari vostri quello che fate. Allora, per lui rispetto c'è e porti un giocatore che poi generalmente fallisce, vedi Cancellieri e vedi Casale. E poi per noi, ma rispetto per noi, ma dove sta, scusa? Io capisco che tu saresti perfetto con uno stadio vuoto che sa come dentro a vedere la partita, ma noi siamo quelli che quando nasciamo diventiamo della squadra e quando moriamo siamo ancora quelli della squadra. Noi siamo quelli che cacciamo i soldi, noi siamo quelli che ci mettiamo l'amore, l'entusiasmo. Secondo me a volte è esagerato, 5.000 persone allenamenti, autografi, selfie, ristoranti, così via, è esagerato. La lazialità, tutte queste cose non le condivido, però noi siamo quelli. Tu devi capire che tu c'hai un bacino d'utenza fisso di 50.000 persone allo stadio tutte le partite, di 6-7.000 in trasferta, 5.000 poi dipende dalla trasferta e disponibilità e così via. Ma poi siamo un bacino d'utenza di 2-3 milioni sparsi dappertutto che insomma, se tu riuscissi a fare un lavoro di marketing fatto bene, ma te pare che quei 2-3 milioni non ti farebbero gestire la società molto meglio? Cioè, noi a questo punto, io ti faccio i complimenti sempre come imprenditore, no, da Lazio, perché sarei uno scemo, però poi non riesco a capire dove tu vuoi arrivare come imprenditore, perché qualsiasi cosa è al di fuori del tuo raggio la distruggi. Capisci? Quindi non gli si fa più, non ci devi stare più, te ne devi andare, ci devi lasciare soli. Guarda, piuttosto c'era Galleri ha preso la Lazio, 3 anni dopo ha capito che più da là non poteva andare. Allora, piuttosto che mettersi contro una città che era molto più facile all'epoca, perché non c'erano social, non c'era, poteva farci informazioni, si è tirato via, è entrato Cragnotti. Cragnotti, appena gli hanno chiuso il rubinetto, perché ricordo sempre che Cragnotti lavorava per conto terzi, non erano soldi suoi, ricordiamocelo sempre, ragazzi, eh? Nonostante tutto quello che abbiamo vinto, nonostante il presidente più bello della storia, però ricordiamoci sempre che stava appeso a una banca. Infatti la banca appena chiuso è duro andare via. Ecco, pure Cragnotti si è fatto da parte, nessuno sta lì attaccato a sta cosa. Sei diventato pure senatore grazie a noi, perché ma chi te conosceva prima? Te conoscevano un ambiente imprenditoriale, ti dici sei amico di Berlusconi, vabbè, quelle sono sfortune che nella vita capitano, perché io amico di Berlusconi per quello che ha fatto, insomma, ma lasciamo stare. Perché poi essere amico di Berlusconi significa essere amico di tutta la cerchia che c'è intorno, quella che abbiamo conosciuto, insomma, ecco. Però tu sei amico di Berlusconi, ma gestisci pure una società di calcio, tu non hai proprio capito ancora, o fai finta, peggio, la differenza tra un'azienda normale e un'azienda calcio. Nonostante i fondamentali sono i stessi, amministratore delegato, direttore tecnico, direttore quello, direttore quell'altro e così via, poi il materiale che vai a trattare è diverso. Cioè, un giocatore non è uno stoccaggio di detersivo, un giocatore non è un allenatore, non è una,
una cucina da riempire, sono cose che tu non contempli, non vuoi contemplare. Noi abbiamo avuto tanta pazienza, sono 20 anni che te teniamo lì, perché alla fine a questo punto io chiedo proprio un ammutinamento da parte dei tifosi, proprio uno. Cioè, avete comprato abbonamento e tanto di cappello, perché soprattutto questo periodo italiano comprare un abbonamento è veramente un sacrificio. Ma lasciate i spalti vuoti, oppure state zitti, oppure giratevi le spalle. Cioè, proprio fategli capire che lui non ci deve stare più qua. Fategli capire che lui se ne deve andare, che lui deve andare via, deve levarsi di mezzo tutte queste tarantelle, tutte queste buffonate che dice. Poi se contorna dei pappagalli, che insomma, che il direttore sportivo era un pappagallo, si è capito subito. Almeno dare nelle sue incredibili idiozie qualche, la faccia ce la metteva, la responsabilità ce la metteva. Infatti ha dato le dimissioni dopo che pure lui ha lucrato, attenzione, non sto santificando dare, ci mancherebbe altro, però perlomeno qualche iniziativa l'ha presa. E quando ha potuto prendere iniziative, i giocatori ha portati. Poi, quando è stato messo a strette con una linea di lavoro, ovviamente ha dovuto portare giocatori che non esistono al mondo, perché quelli erano i soldi. Ecco, io prego vivamente che dopo sto scempio di sto mercato, dopo sto scempio, tu veramente capisca che stai facendo una cosa sbagliata, che non ti appartiene, una cosa non tua. Cioè, gestire una società di calcio non è per te, al di fuori dei conti, che lì non ti si può dire niente, ma il resto non è per te, non lo puoi fare, non lo devi fare. O tu una volta per tutte ti metti in testa, ti metti tra te e il mondo calcio un personaggio forte che sa parlare, sa agire, e gli dai i soldi che ti chiede per fare i movimenti di mercato e per scegliere i personaggi, oppure te levi di mezzo, perché noi non ne possiamo più. Ma soprattutto non meritiamo questo, noi non meritiamo questo. Io lo so che tu stai lì finché non metti le mani sulla torta dello stadio, perché poi quello ti permetterà di avere tanti guadagni, ti permetterà di spendere meno possibile con la riqualificazione della zona, ti permetterà di essere famoso perché ti piace. Ecco, allora la tua torta non deve essere la nostra disgrazia, questo devi capire, una volta per tutte. Adesso noi speriamo che le cose perlomeno sul campo vadano un po' meglio, ma onestamente noi non te volemo più, siamo proprio stufi. Ecco, io riesco a mantenere una certa calma proprio perché il canale ogni tanto viene bombardato da destra e sinistra. Però te ne devi andare, te devi andare di mezzo, non te vogliamo più, siamo stanchi di te, basta. Ok ragazzi, sentite il tono della voce, sembra, cioè stamattina mi sono alzato veramente con l'amaro in bocca, non, come può una cosa del genere esistere? Vabbè, un saluto a tutti, grazie a tutti, come al solito mi raccomando ragazzi, andate con le iscrizioni, fate crescere il canale, siamo quasi a 11.000, forza ragazzi, il mercato è finito, ma speriamo che il campionato sia buono. Ok, Giuseppe, Times Square, Manhattan, New York, e avanti Lazio. Ciao a tutti e grazie.